Giorno 2. Niente purtroppo, neanche questo si apre. Va bene, grazie lo stesso. Sei congedato. Ha sigillato il percorso 1, oh cavoli. Ehi, Cariglia? Come procede? I percorsi 2, 5 e 6 sono tutti sigillati. Ammettiamolo, quel tipo è stato veloce. Avrebbe potuto dirci quale zone sarebbero rimaste aperte, ma che diavolo gli viene in mente? Cioè, noi non contiamo niente? Ah, quell'uomo mi fa veramente girare le scatole. No, è bello vedere il boss fare il galoppino. Io dico di rilassarci e goderci lo spettacolo. E io invece dico che questa settimana si lavora. Sarebbe carino lavorare davvero. I giocatori sono davanti a noi. Ma no, dice giù le mani. Ti dico io dove mi piacerebbe mettere le mani. Spero sulla tua bocca. Forse dovrei fare un salto nel PR. Usare questo gingillo per reclutare qualche giocatore. Calmati, testa calda. È escluso che un demone infastidisca la gente nel PR. Non essere stupido, sto scherzando, più o meno. Voglio dire che forse potremmo essere costretti se volessimo dei punti. Parli sempre di lavoro, 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 impossibile. Esatto, non possiamo continuare così. Sono così vicina a una promozione, ma no. Onestamente non so nemmeno perché do... Uzaki, attenta! Attenta a cosa? Chi lo sa? Dove... Rieccoci all'incrocio pedonale. Dov'è quel ragazzo? Stiamo ancora aspettando quella roba? Cosa? È già arrivata? Oh, è al telefono. Aspetta. Esatto. Come fa a chiamare? E con chi sta parlando? L'incrocio, quali zone? Sigillate? In quel caso, è il tempo limite di... E poi? Qualcos'altro? Aspetta, sta forse facendo rapporto ai demoni? Decisamente sospetto. Non so cosa abbia in mente. O forse sì, forse un'altra scansione farà saltare fuori qualcosa. Secondo me... No, mi sono studiato un po' di metodi per le evoluzioni delle spille e ho scoperto che con molte ho sbagliato. E ora vi spiego anche brevemente il come. Vediamo. Ok, però questa si è evoluta. Questa si è evoluta, perfetto. Ci manca veramente poco per far salire di livello questa e questa qui. Perché vi dico questo? Ho scoperto che per far evolvere nel modo in cui avete appena visto queste spille, bisogna guardare questa barra qui. Questa sì è la barra totale dei punti esperienza della spilla, ma come potete vedere ha due colori diversi. Il verde è quanto aumenta lasciandola ogni tot giorni a livellare, il blu è quanto livella usando in combattimento. Questo cosa vuol dire? Sì, esattamente quello che pensate. Sostanzialmente ti mangia via molto di come utilizzare alcune spille, perché tu devi aspettare tot tempo per far livellare una spilla al massimo per farla evolvere in una determinata altra spilla. Mentre combattendo, come potete vedere in questo set sono tutte spille che si evolvono combattendo, e compresa la Murasame che purtroppo abbiamo già masterato senza farla evolvere. Questo perché per far evolvere una spilla devi avere almeno l'81% della determinata quantità di energia richiesta per farla evolvere. Quindi la nostra spilla l'abbiamo usata sia in combattimento sia lasciata qua da parte per farla livellare. Il problema è che non arrivava all'81%, ma molto meno, e quindi si è semplicemente padroneggiata senza livellare. Anche questa qui è una spilla che abbiamo usato tantissimo e che è veramente buona e può evolversi, solo che l'abbiamo usata sia in combattimento che da parte, e di conseguenza ha livellato ma senza evolversi. Questo mi porta a creare a questo punto un set di spille che utilizziamo ma che non ci serve, che facciamo evolvere uno o perché due sono già al massimo. D'altra parte possiamo creare un altro set che possa essere usato solo in combattimento, che in questo caso è il set D che ho creato. La Magnum naturale si evolve sia lasciandola da parte
sia usandola, però usandola c'è solo una evoluzione, invece lasciandola da parte ne ha ancora un'altra, con un'altra volta lasciandola da parte, oppure usandola e poi lasciandola ancora da parte. So che quello che ho appena detto è stato complicato, ma può essere importante come spilla in realtà. Il nostro caro nuovo companion lo possiamo scansionare. Non riusciamo a percepire nulla. In realtà sì. Qualcosa lo stiamo vedendo. Forse il giorno in cui siamo diventati giocatori. Ah, quello ero io. Perché ero svenuto a Udagawa? E perché quello era nella sua testa? Udagawa. Non riesco a ricordare. Aspetta, ero morto. Sono morto Udagawa. Questo vorrebbe dire... mi ha visto morire, era lì. Oppure... forse ha fatto più che guardare. È sospetto. C'è solo un modo per scoprirlo. Però no, non posso chiederglielo. Se questo si evolvesse in un combattimento, sarei fregato. Dobbiamo lavorare insieme per completare le missioni. Non posso permettermi di rischiare. Però lui sa qualcosa. La missione. È la missione, Neku? Cosa? Oh, già. Per ora posso soltanto guardare e aspettare. La missione dice di... ehi, Neku, ho una piccola proposta. Cosa? Mariniamo il gioco di oggi. Dimentica la missione. Cosa? Sei impazzito? Se non lo facciamo saremo cancellati. Ma c'è un posto in cui voglio troppo andare. Lasciamo che siano gli altri giocatori a occuparsi della missione. Non dobbiamo per forza fare tutto noi. Sì che dobbiamo. Non posso permettermi di bighellonare in questa situazione. Non lascerò che qualcuno comprometta il gioco. Oh, non agitarti così tanto, Neku. È solo giorno 2. Rilassati finché puoi. Non sto giocando più soltanto per me. Anche la sua vita è in gioco adesso. Dove siamo? C'è troppa luce, non riesco a vedere niente. Yo! Beat, sei salvo. Già, anche voi, eh? Perché sei scappato in quel modo? Ci hai fatti preoccupare. Io dovevo... sentite, io... è colpa mia, dovevo fare un giro. Quindi siamo di nuovo vivi? Temo di no. Non ancora, almeno. Chi va là? Buongiorno e congratulazioni. Voi siete tre vincitori. Come avete trovato il nostro gioco? Divertente? Tu sei Megumi Takaniji, direttore del gioco e fedele servitore del compositore. Direttore del... quindi è il capo dei demoni. Wake up! Ora, per quanto riguarda il vostro destino, come deciso dal compositore, il numero di giocatori a cui sarà data una nuova vita in questo round è... 1. Eh? Cosa hai detto? Ma è crudele! Pensavo che tutti potessero tornare in vita! Tutte le regole sono decise dal compositore. Questo è il suo esclusivo e incontrovertibile diritto. Perché pensi che siamo arrivati fino a questo punto? Per poter rivivere? Ognuno di noi voleva... rallenta! Non esattamente. Non esattamente cosa? Non ognuno di noi. Io non torno indietro. Cosa? Io voglio essere un demone. Che ne pensi, io? Fammi entrare nella tua squadra. Meat! Molto bene. Il tuo desiderio rientra nelle mie autorità. I demoni ti danno il benvenuto. Beat, perché? Ehi, aspetta, Beat! Perché mai avrà voluto unirsi ai demoni? Non lo so. Il momento del giudizio si avvicina. I vostri punti sono stati conteggiati e il giocatore da far rivivere è stato deciso. Congratulazione, Shiki Misaki. Cosa? Io? Ma non posso. Non ho intenzione di tornare indietro da sola. Non posso, è ingiusto. E perché io?
Classifichiamo i giocatori a seconda delle loro prestazioni durante le missioni. E tu hai preso più punti. Ma non è possibile! Neko controlla gli psico molto meglio di me. E gli enigmi, la maggior parte li ha risolti lui. È lui che dovrebbe tornare indietro. Se solo uno di noi ottiene la seconda possibilità, cosa succederà a quello che rimane? Se sei ancora aggrappato alla vita, potrai rimanere nel gioco. Se sei incline alla distruzione, puoi unirti al tuo amico come demone. Oppure potresti accettare l'oblio. Anche la cancellazione è un'opzione. Shiki, vai pure. No! Vai, fidati di me. Non me ne vado senza di te, Neku. Rientrerò nel gioco. Lascia che Neku... È fuori questione. Come ho detto un momento fa, questo è stato deciso dal compositore. Le vostre richieste non valgono un accidente. Impossibile. Shiki, non preoccuparti per me. Ma Neku! Non avevi giurato di ritornare indietro da Eri? Non so nemmeno ancora come sono morto. Non so neanche se ho un motivo per cui tornare indietro. Tu invece sì, Shiki. Neku! Non avrei mica intenzione di fare un passo indietro. Tornare la vecchia Shiki. No! Mi dispiace così tanto, Neku. Grazie. Tornerò indietro. Della vera me stessa. Vai adesso. Ti aspetterò. Tutti i giorni di fronte ad Achiko. Finché non tornerai indietro. Ci rivedremo presto. È una promessa. Avete finito di salutarvi? Ai... Neku! Quando vedrai la vera me, saremo ancora amici. Contaci. Tu sarai sempre Shiki. Oh, che carino. Che succede? Aiuto, sto volando! Oh, che scena bellissima! Che scena carinissima! Shiki, e ora è il tuo turno. Mi pare tu abbia già deciso. Ci puoi scommettere. Giocherò di nuovo al vostro gioco. Eccellente, non c'è dubbio che tu lo renderai molto eccitante. Ora, prima che cominci il prossimo gioco, lascia che ti riconsegni il tuo precedente biglietto d'ingresso. Cosa? Che diavolo hai fatto? Ti ho semplicemente ridato ciò che è tuo. Quel che è giusto è giusto. Ora capisco. Questo spiega molte cose. La mia memoria era scomparsa. Perché l'avevate presa voi? Esattamente. I ricordi sono l'elemento più determinante per l'identità di una persona. Un biglietto d'ingresso dà l'indubbio valore, non convieni? Aspetta. Ehi, aspetta. Dov'è il resto? Chiedo scusa. Non c'è. Come sono morto? Non ricordo ancora nulla sulla mia morte. Stavo guardando i murales a Udagawa. E il ricordo successivo è che mi risveglio all'incrocio. Oh, davvero? Molto interessante. Dacci un taglio. Sei tu quello che comunque... Questo non ha niente a che fare con il gioco. Cosa? Ti ho riconsegnato la memoria per intero. Se non riesci ancora a ricordare qualcosa, beh... Non l'hai mai saputa? Non l'ho mai? Cosa potrei guadagnarci nel privarti di quel ricordo? Ha ragione. Allora, perché c'è questo buco nella mia memoria? E ora, come tuo nuovo biglietto d'ingresso, ti riprenderai di nuovo la mia memoria? Il biglietto d'ingresso di un giocatore è ciò a cui tiene maggiormente... Questa è la regola. Mi sono preso la libertà di riscuotere il tuo. Cosa? Questa volta giocherai per... Shiki Misaki. Cosa? Non è... No! Già. Non è ancora tornata in vita. Io... L'ho ritrascinata dentro questo inferno. Oh... Ma che io sia dannato se lascerò che finisca così. Vincerò questo gioco e non lascerò che altri giocatori lo facciano al posto mio. Cosa? Non stavi ascoltando? E me ne frego altamente della tua triste storia. Razza di stavolta! Pensavi di essere speciale? Ogni giocatore qui ha messo in gioco qualcosa a cui teneva. Tutti hanno fatto un sacrificio. Un sacrificio? Sei... No, devo mantenere la calma. Perdere la calma non farà altro che peggiorare le cose. Fai un respiro profondo e... Facciamo così. Prima completiamo la missione. Dopo possiamo fare tutto quello che vuoi. Oh, se insisti.
Però mi devi un favore. Ti devo cosa? Sei un giocatore, completare le missioni serve anche a te. Va bene. Siamo d'accordo, Neku. Allora, qual è la missione? Gioco 2, ottieni la spilla radice quadrata di te, au. Tempo 300 minuti, gli incompetenti saranno distrutti. L'orologio ticchetta. Cosa vorrà dire? Sembrano parole a caso. Sappiamo che hai qualcosa a che fare con una spilla. Altre idee oltre a questa, Neku? Au, un simbolo chimico dell'oro? Forse si riferisce a una spilla fatta d'oro. Ah, è una buona ipotesi. Diamola per buona. E cos'è la radice quadrata di 3? Beh, la radice quadrata di 3 è 1732050 8. Forse è un codice. Oh, una possibilità stuzzicante, Neku. Sono fiero di te. Vai a quel paese. Ma credo che si riferisca a una strada di Shibuya. Una strada? I demoni usano i numeri per riferirsi alle strade di Shibuya. Percorso 1, percorso 2 e così via. Come fa lui a saperlo? E perché chiedermelo? Per farmi sembrare stupido? Quindi andiamo a controllare il percorso 3. Sarebbe la strada che porta Kodai City a Molko. Andiamo? Sa troppe cose. Sul gioco dei demoni e sulla mia morte. È pericoloso. E io so pericolosamente poco su di lui. Già, purtroppo, sul nostro nuovo companion sappiamo ancora ben poco.